Come sempre, è doveroso ringraziare i compagni del circo di Labaro per averci dato, come da tantissimi anni a questa parte, questo spazio dedicato a Cuba. E quest'anno è ancora più importante degli altri anni perché fra pochi giorni, il 12 di settembre, ricorre il 15° anniversario dell'arresto dei ormai famosi in tutto il mondo, cinque compagni cubani che sono stati arrestati e detenuti e processati illegalmente. È un 15° anniversario importante perché fino a qualche anno fa si pensava che la causa potesse essere risolta attraverso un accordo con il governo degli Stati Uniti, ma sfortunatamente tutto questo non è avvenuto e continuano ad essere prigionieri. Uno di loro, René González, è stato liberato, ora è a Cuba, ma si sente ancora prigioniero perché finché i suoi quattro fratelli non saranno liberati, anche lui giustamente si sente prigioniero. Come potete vedere, sia l'ambasciatrice che Geraldina Colotti, che è il sottoscritto, che altri di noi hanno sul petto una piccola coccarda gialla. Questa piccola coccarda è una nuova campagna che è nata in questi giorni grazie all'idea di René González e grazie all'idea comunque del popolo cubano, perché lui ha detto che è stato ispirato dal popolo cubano, che è un popolo che ha molta inventiva. E questa coccarda ricorda una canzone, il testo di una canzone degli Stati Uniti, dove praticamente un soldato degli Stati Uniti lasciava il suo paese per delle missioni e scrivendo ai suoi familiari che se fossero stati ancora innamorati del proprio uomo avrebbero dovuto legare un nastro giallo in un albero che loro conoscevano. Bene, i cinque hanno preso, René ha preso spunto da questa bellissima canzone, c'è un videoclip meraviglioso, molto emozionante in rete, dove potete veramente vedere tutta una serie di immagini che rappresentano i familiari dei cinque che si avvicinano mano nella mano in questo bellissimo bosco cubano e mano nella mano appendono questo fiocco giallo in questo albero. E in queste immagini dei familiari si possono vedere come sono trascorsi 15 anni. Alcuni di loro purtroppo non sono più vivi, mi riferisco al fratello di René González, Roberto, mi riferisco al papà di René González, mi riferisco alla madre di Gerardo, che disgraziatamente è morta anche lei. Quindi questi 15 anni vedono anche la sofferenza, la terribile sofferenza di queste famiglie. E noi come associazione nazionale, insieme a tanti altri compagni, insieme a tanti altri movimenti, insieme a tanti altri partiti, ci stiamo battendo da moltissimi anni affinché questo muro di silenzio che circonda questa causa, venga abbattuto. Non mi voglio dilungare, il 12 di settembre è una data importante e noi stiamo preparando si chiama flash mob, è un flash mob semplicissimo, una cosa molto semplice, avvicinarsi all'ambasciata degli Stati Uniti e legare un fiocco giallo di fronte all'ambasciata degli Stati Uniti e rimanere alcuni secondi, alcuni minuti e lasciare questo fiocco là. E abbiamo avuto già tantissime adesioni. È importante far sentire la nostra presenza, la nostra forza per far conoscere questa causa, questa battaglia per i cinque. Grazie a tutti voi per essere presenti e passo la parola direttamente a Geraldina. Il microfono ce l'hai là, Geraldina.
Bene. Buonasera a tutte. Ecco meglio. Buonasera a tutte e a tutti. È per me un piacere particolare rivedere il rosso di questa festa e la parola comunismo ancora nei quartieri che sono nostri, che devono essere nostri, devono continuare a essere sempre più nostri. E il fatto che i comunisti non stiano più purtroppo da tempo in questi quartieri, ma preferiscano non solo non chiamarsi più comunisti, ma frequentare i salotti bene, all'occorrenza quelli dei rapporti con la destra, è sicuramente uno dei motivi per cui Cuba e i cinque compagni sono stati lasciati soli, parecchio soli, per molti anni. Cuba sola a confrontarsi con un micidiale blocco economico, a una guerra economica che non è mai finita e che anzi sempre più diventa acerrima man mano che l'impero si vede costretto a mostrare il suo vero volto, ancora di più in questo periodo in cui un'aggressione alla Libia trova le solite voci a levarsi, scusate, un lapsus non peregrino, insomma, trova, come già è successo per la Libia e come ancora prima è accaduto per l'Iraq, trova le solite voci schierate contro, ma forse qualche cosa di più. Allora, per ora, per cominciare, un saluto a pugno chiuso ai cinque compagni, un saluto a pugno chiuso a Cuba e un fiore simbolico giallo offerto a Carina, la nostra cara ambasciatrice, che è molto di più che un'ambasciatrice, una compagna sempre presente in tutte le iniziative di movimento a cui vogliamo bene, perché è molto importante che ricominciare anche da parte delle aree giovanili a voler bene a Cuba e a contrastare con affetti tutti comunisti, nel senso tutti da compagno, per la più antico, il più antico significato della parola compagno, cum panis, dividere il pane. È molto importante dimostrare questo, perché così, soltanto così, riusciremo a riportare a casa prima i nostri cinque compagni. E a proposito dei cinque compagni che vorremmo rivedere presto, chiediamo a Carina adesso non solo di dirci a che punto è la situazione. Sappiamo che a livello giuridico purtroppo non c'è più, non ci sono più strade se non quella dell'indulto a Obama, che naturalmente in questo periodo sta dimostrando tutt'altro segno da quello del Nobel per la pace che gli hanno attribuito. Però questa c'è una richiesta in questo senso. Però quali altre strade eventualmente sarebbe possibile percorrere, soprattutto quali altre strade sta trovando la mobilitazione internazionale per non lasciar soli i nostri cinque compagni? Grazie per l'invito. Per me è un onore doppio essere qui con voi. Perché in primo luogo è un onore stare entre compañeros. Perché è un onore essere tra i compagni. E anche perché è un onore per me che questi compañeros siano nuestros mejores amigos. Perché è un onore avere come avervi come compagni ed essere così amici con voi. Los cinco, de los cuales hoy quedan cuatro todavía injustamente presos en los Estados Unidos. I cinque, di cui quattro rimangono prigionieri negli Stati Uniti. Son prisioneros políticos. Sono prigionieri politici. Son prisioneros porque son cubanos y no quisieron traicionar a Cuba. Sono prigionieri perché sono cubani e non hanno voluto tradire Cuba. Sus penas
Gerardo condenato a 2 cadenas perpetua. Le loro pene, Gerardo è stato condannato a 2 ergastoli. Y el resto de ellos suman en total más de 100 años de condena. E la somma totale degli anni di tutti gli altri è praticamente oltre 100 anni. Son penas duras hacia ellos y hacia todo el pueblo cubano. Sono delle condanne, delle pene dure nei loro confronti e nei confronti di tutto il popolo cubano. Y por eso que ellos regresen a casa es que se haga justicia y que se cumpla el sueño y que se cumpla el sueño de paz de muchas personas en el mundo. Ed è per questo che noi auspichiamo il loro ritorno a casa e che si realizzi questo sogno del loro ritorno nell'isola e che è anche un sogno di pace. Los cinco querían evitar acciones de terror, acciones de guerra contra Cuba. I cinque volevano evitare azioni di guerra contro Cuba, azioni di terrore contro l'isola. Y querían evitar acciones terroristas contra otras personas inocentes en el mundo. E volevano evitare azioni di terrorismo contro altre persone innocenti nel mondo. Contra personas como Fabio Di Celmo. Come persone come Fabio Di Celmo, un cittadino italiano. Un italiano che fue che murió en la explosión de una bomba. Un italiano che nel 1997 è morto a causa di un attentato in un hotel de La Habana, e che ieri e praticamente il giorno 4 era l'anniversario del suo barbaro assassinio. Quando los terroristas que ordenaron los terroristas de la mafia cubano-americana. Quando i terroristi della mafia cubano-americana hanno ordinato poner esta bomba. Hanno l'esecuzione di questa bomba, hanno effettuato questo attentato. Han dicho è una pena, pero el italiano estaba en el lugar y en el momento equivocado. Ci dispiace, però l'italiano si trovava nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato. Ni siquiera ha habido un gesto de perdón. E non hanno avuto neanche un gesto di perdono nei confronti di questo ragazzo né della sua famiglia. Y esta mafia cubano-americana pretende eso contra Cuba, contra los ciudadanos cubanos y contra cualquier otra persona de buena voluntad que tenga sentimientos de justicia social y de integración. E questa mafia cubano-americana ha sempre avuto questo atteggiamento violento nei confronti di coloro che si sono offerti di aiutare Cuba o nei confronti del popolo cubano, solamente perché fanno parte di un paese che è riuscito a fare una rivoluzione. De los cinco cubanos. Dei cinque. René, en el momento en que estaba cumpliendo su libertad vigilada. Nel momento in cui stava compiendo la sua libertà vigilata. Después de 12 años de prisión. Dopo 12 anni di prigione. Ha pedido. Ha chiesto. Cumplir esa libertad vigilada en Cuba. Di compiere la libertà vigilata a Cuba. Y se le ha dicho que la única manera era renunciar a la ciudadanía. De Estados Unidos. Gli è stata concessa questa libertà provvisoria a condizione che lui rinunciasse alla sua cittadinanza degli Stati Uniti, perché René González aveva la doppia cittadinanza. René ha viajado a Cuba por la dolorosa muerte de su padre. René González ha viaggiato a Cuba per la dolorosa morte di suo padre. Y en ese momento los Estados Unidos aprobaron. E in quel momento, mentre lui era a Cuba, gli Stati Uniti hanno approvato questa. Approvaron quitarle la nacionalidad estadounidense y ha podido quedarse en Cuba. E René è potuto rimanere a Cuba perché
quando già si trovava sul territorio cubano, perché è avvenuto questa, diciamo, questa sentenza è avvenuta quando gli è stata tolta la cittadinanza, quando lui si trovava direttamente sull'isola. De los otros cuatro cubanos, degli altri quattro che permanecen injustamente presos en Estados Unidos, che sono ingiustamente detenuti negli Stati Uniti, Fernando deve concluir su sentencia en el 2014. Fernando il prossimo anno terminerà la sua prigionia. Pero no podemos descuidarnos. Però non possiamo abbassare la guardia. Porque pudiera aparecer cualquier pretexto inconveniente que le impida regresar a Cuba. Perché dagli Stati Uniti non ci si può aspettare nulla, possono essere capaci di inventare qualcosa all'ultimo momento e non lasciarlo libero di tornare a Cuba. Comparto con ustedes la notizia de que la esposa de Fernando. Divido con voi la brutta notizia che la sposa, che la moglie di Fernando, che già non può tener hijos, che già non può avere figli, non lo tuvo con Fernando, non li ha potuti avere con Fernando, sta in questo momento enferma, in questo momento è gravemente malata, e nosotros esperamos que pueda recuperarse y que pueda compartir después de 15 años nuevamente con su esposo. E noi ci auguriamo che possa resistere fino a quando Fernando possa tornare a Cuba libero. Il resto de los tres todavía Antonio. Gli altri tre, Antonio, per esempio Antonio e Ramon, todavía tiene varios años por cumplir. Hanno ancora tantissimi anni sulle spalle. Y Gerardo, cuyo caso no fue revisado por la jueza. E Gerardo, il cui caso non è stato rivisto, ripreso in considerazione dal giudice. Porque los casos de Fernando, de Ramón y Antonio, perché il caso di Fernando, Ramón e Antonio è stato rivisto dal giudice y, se redujeron sus condenas, e le pene sono state abbassate, incluyendo la de Ramón, que tenía una cadena perpetua, anche quella di Ramón che aveva un ergastolo sulle spalle, y quedó en cerca de 30 años. E gli hanno dato circa 30 anni. Pero Gerardo, cuya condena no fue revisada, sigue teniendo dos cadenas perpetuas. E purtroppo Gerardo sulle spalle ha due ergastoli. Che ni siquiera le alcanzaría esta vida para salir de esa prisión injusta en la que está hoy. Non gli basterebbero due vite per poter compiere la condanna completa. Los procesos judiciales son praticamente concluidos. I processi sono praticamente conclusi dal punto di vista del giudizio. Solamente está pendiente el que se ha conocido después que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos pagó a periodistas que intervinieron en contra del jurado y crearon un mal ambiente en el momento del juicio. Si è venuto a conoscenza recentemente che il governo degli Stati Uniti ha influenzato attraverso giornalisti pagati che prima, durante e dopo il processo hanno fatto pressione sull'opinione pubblica locale, sui giudici e sui testimoni della cattiva praticamente manipolazione di questo processo, e quindi c'è ancora un piccolo aspetto sul quale si può giocare. Entonces, sobre esa base se está pidiendo un nuevo juicio. Su questa base si sta chiedendo un nuovo giudizio, un nuovo processo. È una possibilità muy remota, pero hay que hacerlo de todas formas. È una possibilità remota, però dobbiamo provare a fare anche ad attaccarci a questa ultima possibilità. La possibilità más sencilla.
quella più sensibile di tutte le possibilità es que el presidente de los Estados Unidos, è che il presidente degli Stati Uniti che tiene la possibilità di perdono o di indulto, che ha la possibilità di dare il perdono o l'indulto, la eserciti y que se termine esta injusticia. E che ponga fine a questa ingiustizia. Y para eso necesitamos que cada vez más en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos se conozca que quedan 4 cubanos injustamente presos. Ed è necessario far conoscere all'opinione pubblica, in particolare negli Stati Uniti, il caso della ingiusta prigionia dei restanti 4 cubani. Por eso todo lo que puedan hacer ustedes, sea en las redes sociales, sea con sus amigos, sea a través de cualquier vía que sea posible, siempre va a ser importante y va a ayudar a que se acabe la injusticia y a que ellos regresen con su familia y con su pueblo. Per questo motivo, qualsiasi cosa venga messa in atto dagli amici, dai compagni, dalle reti sociali, può essere un aiuto in più per far conoscere il caso dei 5, specialmente, ripeto, negli Stati Uniti. A questo proposito, la figlia di Ramon Labagnino, che è stata qua di recente, ci diceva che è molto importante spedire cartoline. Uno dice, figuriamoci, alla Casa Bianca che cosa ci serve, le cartoline non le guarda nessuno. Invece no, perché hanno previsto sempre l'amministrazione degli Stati Uniti che per fare le inchieste devono comunque, hanno un ufficio apposta che registra quanto l'opinione pubblica è interessata a determinate cause. Quindi se effettivamente si inondano anche solo di cartoline e l'amministrazione, la Casa Bianca, sono obbligati comunque nelle statistiche a registrare che la causa dei 5 è una causa a cui la cosiddetta opinione pubblica nordamericana tiene. A questo proposito sappiamo anche che Ramon non sta bene perché non gli consentono di essere curato. Non dimentichiamo che negli Stati Uniti, come peraltro in Italia, esistono le carceri speciali, quindi esiste un regime duro che, per quanto si sia un po' affievolito nel corso degli anni a misura della revisione del processo e della revisione delle condanne dei 5, però i problemi rimangono, soprattutto rimangono le impossibilità per alcuni familiari dei compagni di poterli vedere in condizioni umane e con più frequenza, e rimane appunto l'impossibilità di curarsi. Mi sembra che Ramon abbia un problema serio alle ginocchia, quindi necessiterebbe di attrezzature speciali, di sedie. Una domanda che questa era una delle cose di dirci di più, se sa delle notizie, ma anche un'altra cosa. C'era una possibilità che credo il governo cubano sta esplorando, cioè voi sapete che nel corso di tutta la vita di Cuba sono state tantissime le aggressioni, gli attentati, i tentativi di infiltrazione, di incursione. Poi magari parleremo meglio di questo e di quanto ci ha raccontato anche un compagno cubano che si chiama Raul Capote e che è stato infiltrato nella CIA. Però durante una di queste incursioni è stato scoperto per l'ennesima volta un agente della CIA che si chiama Alan Gross. È stato catturato, tra l'altro è malato di tumore e per la prima volta è stato curato benissimo a Cuba, a dimostrazione della umanità che Cuba sa opporre a fronte invece della disumanità con cui vengono trattati i prigionieri politici negli Stati Uniti. A che punto è possibile esplorare questa strada? Ci sono stati dei passi avanti? Primero quiero decir que son casos diferentes. Prima cosa voglio sottolineare che il caso di Alan Gross e il caso dei 5 sono due casi completamente differenti. Los 5 estaban en Estados Unidos infiltrados en grupos terroristas tratando de evitar acciones
contro Cuba e contro il mondo. I cinque erano infiltrati nelle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti per evitare attentati non solo contro Cuba ma anche in altri paesi del mondo, compreso sì, negli Stati Uniti. Come si ha conosciuto, Cuba conosciò attraverso del suo lavoro che se iba a estos terroristas de la mafia cubanoamericana tenían planeado volar aviones, hacerlo explotar. Sappiamo perfettamente, perché i nostri servizi sono molto efficienti, che nei piani delle organizzazioni terroristiche c'erano in progetto di fare attentati sugli aerei cubani, cosa che già è successa in passato. Sobre aéreos norteamericanos. E anche su aerei nordamericani. Para después culpar a los cubanos. Per dare poi successivamente la colpa ai cubani. Esa información que Cuba obtuvo de los compañeros infiltrados en organizaciones terroristas. Queste informazioni che sono state ottenute dai cinque che erano infiltrati nelle organizzazioni terroristiche fue enviada al presidente Clinton. Furono inviate al presidente Clinton a través del escritor del premio Nobel Gabriel García Márquez. Attraverso il premio Nobel lo scrittore Gabriel García Márquez. Funzionario del Bureau Federal de Investigaciones del FBI. Funzionario dell'FBI. Viajaron a Cuba para recibir toda la información que Cuba tenía sobre esas posibles voladuras de aviones. Questi funzionari dell'FBI hanno viaggiato a Cuba e il governo cubano gli ha consegnato tutti i documenti sui piani scoperti per fare degli attentati sugli aerei. Che hizo después de eso el FBI? Che cosa ha fatto l'FBI dopo questa consegna di materiale? Ha detenido a los cubanos, a los cinco, que eran parte de la red que dio esa información a Cuba. Hanno arrestato i cinque compagni cubani che facevano parte della rete del controspionaggio. Este es el caso de los cinco. Questo è la realtà, la sintesi del caso dei cinque. Alan Gross es un miembro de una empresa norteamericana, lo que hoy se llaman contratistas. È un membro di una organizzazione degli Stati Uniti, meglio chiamati oggi contrattista, contractor. Esta empresa fue contratada por el Departamento de Estado. Con dinero del gobierno de los Estados Unidos. Questa impresa è stata contrattata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti con il finanziamento del governo degli Stati Uniti. O mejor dicho, de los contribuyentes norteamericanos. O per meglio dire, con i soldi dei contribuenti degli Stati Uniti. Y este señor Alan Gross tenía la misión. Questo signore Alan Gross aveva la missione di establecer in Cuba una serie di reti di comunicazione per tratar di subvertir il orden e attentare contro la rivoluzione, tal come si ha fatto después in altri paesi. È la misma receta. Aveva il compito di creare una rete sovversiva per preparare appunto una stabilizzazione interna, come già successo in altri paesi del mondo. E pertanto stava commettendo un delitto che también è penato negli Stati Uniti. Quindi stava commettendo un delitto che anche è punito negli Stati Uniti. Che è il di trattare de utilizando medios ilegales, che è quello di utilizzare mezzi illegali e attuare contro il governo. Che è quello di utilizzare mezzi illegali per sovvertire uno stato sovrano. Pertanto sono cause differenti. Per questo sono cause differenti. E puedo aggiungere una cosa, embajadora, ed è dimostrato con un processo che c'è stato che era un agente della CIA. Pertanto il signor Gross
fue procesado con todas las condiciones, cumpliendo todos los requerimientos de la ley, con la presencia de su familia, con la presencia de funcionarios de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, con su abogado designado por él, y tuvo todas las posibilidades para una defensa adecuada. Ha avuto la possibilità di potersi difendere, ha avuto la presenza della sua famiglia, ha avuto un processo giusto, l'avvocato se l'è scelto lui, non è stato un avvocato d'ufficio e quindi ha avuto un processo giusto, cosa che purtroppo non è successa la stessa cosa per i cinque. Él fue condenado a 15 años de prisión. È stato condannato a 15 anni di prigione. Que ni siquiera es la pena mayor por esa actividad ilegale e subversiva. E non è neanche la pena maggiore per questa violazione, per questo caso. Y ha tenido en la prisión las condiciones mínimas indispensables para que su salud y su vida se conserven. Ha avuto le condizioni minime necessarie per stare in buona salute e anche quando si è ammalato è stato curato y además está demostrado y eso lo saben los funcionarios del gobierno norteamericano que él no tiene cáncer. Ed è stato anche dimostrato che lui non è malato di cancro. Come dicevano all'inizio, sí. Ma non è malato di cancro. Eso se ha comunicado oficialmente y es público, lo que son informaciones que no Purtroppo queste sono le informazioni che non vengono diffuse. De todas maneras, el gobierno cubano ha expresado su disponibilidad. Il governo cubano ha espresso la sua disponibilità de sobre la base del respeto mutuo. Sulla base del rispetto mutuo estar en la disposición de conversar de ese y de cualquier otro tema con el gobierno de los Estados Unidos. Il governo cubano ha detto che è disposto a parlare, a dialogare sia su questo caso che su qualsiasi altro tema che gli Stati Uniti vogliono abordare. Y una y otra vez el presidente Raúl Castro ha dicho públicamente, ha expresado públicamente esta disposición del gobierno cubano. Y cuando alguna de las conversaciones que se han iniciado, sean migratorias, sea para el correo postal, sean para otros temas, han tenido interrupción, nunca han sido propiciadas esas interrupciones por el gobierno cubano. Più di una volta il governo cubano, in particolare attraverso la voce del presidente Raúl Castro, sono stati aperti dei dialoghi sull'immigrazione, sullo scambio di posta ufficiale e ogni